Dove vi porto oggi? A Marina di Cecina, una splendida cittadina sul mare, in provincia di Livorno. Chi ci viveva negli anni 50? Una certa Gina Gabrielleschi, che con la figlia Tamara aveva un banchetto di cozze vicino alla caserma. Le faceva cotte, le faceva crude, ma la particolarità di sora Gina qual era? Una salsa, unica nel suo genere, la faceva solo lei. Chissà se in qualche altra parte del mondo esiste una salsa simile. Io non credo. Ed allora, andiamo a preparare la salsa! Ecco qua, ne abbiamo staccata ancora un'altra. Ah, che cosa sto facendo? Beh, sto tirando via il filetto dalle cozze. Le abbiamo quasi pulite tutte, così siamo pronti per fare questo buonissimo piatto della tradizione toscana. L'ultima, è un po' faticoso, pulire le cozze, però... Io decido sempre di non farmele mai pulire dal supermercato, perché le cozze vanno pulite e fatte subito. Cozze fresche si puliscono, si grattano bene con una lana d'acciaio per levare il terriccio che si forma sopra la coccia, e dopodiché si stacca, come avete visto, il filetto. Dal momento che avete staccato il filetto, le cozze iniziano a morire, quindi vanno cucinate nell'arco di 10-15 minuti. Quindi andiamo subito a cucinarle. Prendiamo la nostra casseruola, ci mettiamo le cozze, un po' d'acqua, poca, perché già le cozze tirano fuori tanta acqua, un filo. Quindi andiamo ad accendere la nostra piastra e cominciamo a cuocere le nostre cozze. Velocità della piastra induzione media, per quanto riguarda il fornello, sempre fiamma media. Aspettiamo che il bollore arrivi, tappiamo col coperchio. Un minuto e mezzo e le nostre cozze saranno aperte. Diamo ogni tanto una giratina. Intanto che finisce la cottura, vi dico, le migliori cozze sono quelle della Sardegna assolutamente, ma anche dell'Isola d'Elba. Non è perché sono campanilista, è perché è la verità. Chi le ha assaggiate sa. Benissimo, le nostre cozze sono pronte. Adesso andiamo ad abbassare la fiamma. Come vedete, si sono tutte aperte. Quelle che rimangono chiuse vuol dire che sono andate a male, che sono morte, le buttate. Viceversa, quando trovate una cozza già aperta, all'inizio, prima di pulirle, eccetera, buttatela via, perché anche quella è morta in precedenza. Adesso spengiamo la fiamma. Ok. E che cosa facciamo? Un altro lavoro un po' noioso e lungo, ovvero andiamo a togliere dal guscio il mollusco. Questo è il lavoro più tignoso, mamma mia, poi bruciano, pelano. Però è necessario farlo quando sono ancora calde. E dopo aver pelato tutte le cozze, e voilà, eccole qua, che cosa facciamo? Prendiamo capperi rigorosamente sott'olio, se non le trovate vanno bene anche sott'aceto, però sott'aceto hanno un sapore più forte, sott'olio sono più delicati. Le andiamo a mettere nel mini pimer. Acciughe sotto sale. E due spicchi d'aglio, non esagerate, perché per una quantità di cozze come questa due spicchi d'aglio sono più che sufficienti. Andiamo a prendere il nostro mini pimer e frulliamo prima un po' il composto a secco, così, dopodiché versiamo un goccio di olio d'oliva extravergine toscano buono. Continuiamo a frullare
voilà! Non si butta via nulla, ricordatevi, eh? Poi vi insegnerò a fare delle cose le prossime puntate con materiale di recupero. Quello che si butta via si utilizza tutto. E adesso, con la nostra bella salsina, che cosa andiamo a fare? Mettiamo nella padella, o in una casseruoletta piccolina come ho fatto io questa volta, olio, versiamo il nostro composto, bello frullato, e adesso andiamo a prendere il pepe. Ed eccolo qua, pepe in grani macinato al momento, come piace a me, ormai lo sapete, un profumo ineguagliabile. Accendiamo la nostra piastra a induzione. Per quanto riguarda il fuoco, fuoco basso. Dal momento in cui soffrigge, lo spengiamo, perché vuol dire che è arrivata a temperatura. Basterebbero 60 gradi, però noi arriviamo anche a 100. Facciamo proprio soffriggere un attimino, perché la corposità già ce l'ha. Inizia a sobbollire, quindi spengiamo la piastra e abbiamo finito. Adesso che cosa andiamo a fare? Prendiamo le nostre cozze, eccole qua, nella ciotola, prendiamo la nostra salsa e ce la rovesciamo dentro. Una bella mescolata, è una cosa che visivamente forse non è bellissima da vedere, però vi posso garantire che il sapore è ineguagliabile. Adesso io vado nella mia dispensa e prenderò un barattolo per il sottovuoto, all'interno del quale metteremo le nostre cozze. Gli faremo fare un sottovuoto e poi le mangeremo dopo 3 giorni di frigorifero. A fra poco! Eccoci qua! Barattolo, imbuto da marmellate classico. Mettiamo le nostre cozze con il liquidino all'interno del nostro barattolo. Ganzo, questo qui! Vi permette di non sporcare tavolo, barattolo, eccetera. Compratelo, è utilissimo. Benissimo, chiudiamo, stringiamo ma non troppo. Ora cosa faremo? Andremo a prendere il barattolo, lo metteremo in una casseruola, lo copriremo completamente d'acqua, lo faremo bollire per 30 minuti. Questo permetterà di creare il sottovuoto, quindi rischio botulino zero. Dopodiché, che cosa faremo? L'andremo a mettere in frigorifero per 3 giorni, temperatura 3/4 frigorifero, e dopodiché la possiamo utilizzare come meglio si crede, su una fetta di pane abbrustolita o, per saperne di più, seguite i miei consigli. Come promesso, eccomi qua per darvi un consiglio su come utilizzare le cozze della Soragina. Allora fate un battuto di prezzemolo e peperoncino, aggiungete un pomodoro fresco, olio, soffriggete tutto un minuto e mezzo, buttate gli spaghetti, saltate gli spaghetti in questo sughetto, fate un bel nido, mettete questa salsina sopra e ovviamente o a specchio sotto o un po' sparse sopra mettete le cozze della Soragina. Ed ecco qua il nostro piatto, spaghetti con peperoncino, prezzemolo, dadolata di pomodorini fresco e le cozze della Soragina. Ci vediamo presto, alla prossima!